message from theglobe.com. Your friendly, full-service, integrated online community. Maybe these will help. Sunglasses? Like the ones Jim West wears in that new Wild Wild West movie? Now at Burger King, you can get your own pair of Wild Wild West sunglasses from the new action-packed movie for just $1.99 with any tasty Western Whopper value meal. Who's Jim West? I don't know. What's a movie? When you have it your way, it just tastes better. There's a time to obey. We do things around here my way. You understand that? And then there's a time to cut loose. Mr. Football. Can I have your autograph right here? Varsity Blues, rated R. Now playing in theaters everywhere. So aliens have just been setting us up over the years with their ET and their Men in Black movies just so that nobody would believe it if it really happened. So. These students are starting to suspect their teachers are from another planet. They're after me. Guess what? Now we're gonna have some fun. They're right. The aliens are taking over the school. But we can stop it. The Faculty. Premiering August 3rd on Dish On Demand. The aircraft involved was at 737. My wife was on that plane. Bet your husband was on. They were sitting together. Unfortunately, I'm in Congress. They find out it's in the newspapers. What's the last thing about your husband that you know is true? There's gotta be something, some sign. I don't trust this any more than you do. Random Hearts, rated R. Opens everywhere October 8th. There are ghosts walking among us, looking for help. On August 6th. Still the same low rate. For the same low rate, every minute, every day, dial 1-800-CALL-ATT. Deal with acne. Why can't today be different? It can be with Different Gel. Your face can be clear. Pink buckets have created a market. Calculations, this is all going to add up to my personal master plan. I must some sleep. Sleep costs money. Pajamas! What's going on? I'm taking you two for a bath, whether you like it or not. Not only do you smell revolting, but Miss Boutier's giving you all the work as well! No, Valerina. Smelling bad is a good thing. We're making loads more money, and there's enough stink for everyone. What do you mean, enough stink? I bottled it. Look. Fragrance de flub. Look smelly, smell smelly, smell like a flub. Well, I'm very, very disappointed with you two. There is almost nothing to deduct from your wages. And as if paying you wasn't punishment enough for me, the bottom's fallen out of the gas mask business. Now everyone's sending smelly messengers. As of this minute, I'm making baths compulsory and doubling the price. Thank you! P.U. Not another one. No bath, no cash. Next! I'm tired, stinky, and starving, but it was worth every second of smelly suffering. For now, the master plan organizer shall be mine. Mine! Mine!
Ozzy boy. This is a good life. Oh, no. Why me? Yeah.
Non avrei mai voluto staccare. Perché ero curiosa di vedere tipo quanto ancora questa cosa sarebbe durata e come sarebbe finita. In che altri posti sarebbe arrivato. Non riesco neanche a capire esattamente cosa fosse. Quella cosa era propedeutica alle urla di Meru. Grazie al cielo hai staccato. Ciao Titti, ciao One Shot, come state oggi? Come va? Aiuto. Se siete riusciti a guardare quello, adesso potete seguire la live tranquillamente. Perché questa cosa mi sembra un vago maltrattamento nei miei confronti, Flan? Comunque, io ho provato a fare uno shoutout a Titti, ma non ci riesco. Perché? Svegliati. Ciao, Mystery! Come stai? Spero tu stia meglio, Misterina. Mi dice qualcosa è andato storto. Something went wrong when attempting to perform the shoutout. Ma scusami, perché non riattivi quelli manuali? Per il momento, ce l'abbiamo ancora? Il comando? E casomai ovviamo alla cosa facendoli manuali. Perché, boh, non so. Allora, oggi, va bene così, Mystery si può sbizzarri. Mystery, come ai vecchi tempi, puoi, per oggi, puoi tornare a fare gli shoutout se vuoi. Buonasera, sto bene, dai. Tu come stai? Io tutto bene. Ho avuto una buona settimana, devo dire. Come, vabbè, chi era qui martedì o su Telegram ne ho parlato. E se ho attivi? Mystery, vuoi avere tu il piacere? Potresti fare uno shoutout a Titti? Per favore. Oh. Da quanto tempo? I feels. Made in Abyss best anime. Lo devo guardare, One Shot. Ne ho sentito parlare molto bene di Made in Abyss. In particolare un mio amico me ne ha parlato benissimo tempo fa. Mi ha detto che l'ha visto e mi ha detto che gli è piaciuto un sacco e mi ha consigliato molto di vederlo. Cosa che ovviamente io non ho ancora fatto. Figurati. Oh mio Dio, ma che mi succede? Ma che cosa invece succede al sub goal, Des? Perché c'è solo la testa di Flan che gira? Stavo dicendo che questa settimana sono stata abbastanza bene perché ho iniziato a fare delle cose... Va bene. Ho iniziato a fare delle cose nuove. Intanto ho iniziato a svegliarmi alle 5 ogni mattina. Tra l'altro, cioè, l'ho fatto per 4 giorni di seguito e questa cosa mi stupisce tantissimo perché io non sono assolutamente una persona consistent, come si dice in italiano, costante. Non assolutamente, non riesco quasi mai ad essere costante con niente. L'unica cosa tipo con cui sono riuscita a essere costante negli ultimi mesi è Twitch, ma solo probabilmente perché siamo in due e perché devo farlo per forza. Ora sono felicissima. Oh, Mystery, mi fa piacere. E quindi niente, ho iniziato a svegliarmi alle 5 perché ci sono delle cose che voglio fare la mattina prima di andare al lavoro. Purtroppo, siccome devo lavorare, non ci si può fare niente. E non ho tempo di fare queste cose in altri momenti. E queste cose, nello specifico, questa cosa è scrivere, specificatamente scrivere. Ho pensato, ok, provo ad alzarmi la mattina alle 5 e mi metto lì e non ho nient'altro da fare o da poter fare, quindi posso solo scrivere, vediamo se ci riesco. Ed effettivamente è da 4 giorni che riesco a farlo. In più, ho iniziato un nuovo tipo di alimentazione, cioè in realtà non è alimentazione, semplicemente ho testato l'intermittent fasting, e quindi ho iniziato a skippare la colazione. Mangio praticamente tipo dalle 11 alle 19. E questa cosa mi ha dato un sacco di energia, stranamente. Non lo so, una combinazione di cose strane, effetti che non mi aspettavo. E quindi sono stata bene questa settimana. Peru, hai visto che piatti fanno dal coreano? Io ci sono stata in quel ristorante, Zenacost.
So già assolutamente cosa voglio riprendere. Fanno dei... Intanto la carne, ovviamente. Dobbiamo prendere la carne perché tipo in ogni tavolo, al centro di ogni tavolo c'è la griglia. E loro ti grigliano la carne lì sul tavolo. Possiamo prendere un mix. Cioè tipo un mix di carne mista, così ci portano varie cose. Sono tutte buone. E poi dobbiamo assolutamente prendere una cosa che ho preso, che sono i pancake, i pancake di kimchi. Minchia raga, erano buonissimi, piccantini, buonissimi quei pancake. Salati, ovviamente. Adesso mi ha dato dell'italiano medio all'estero, perché mai nervi? A proposito, il pub che ha prenotato adesso è nascosto dietro una libreria in un ristorante, me l'ha detto. No, non lo dire, Nervi non lo voleva sapere. I campaipe di kimchi. Il kimchi lo voglio provare. No, Nervi, è più complicato di così in realtà. Non è così semplice il posto in cui è nascosto il locale. Comunque sì, siamo al coreano, quindi è pieno di kimchi. Perché stavo pensando se portare due paia di scarpe. Non ho capito in che modo. Nervi voleva metterti gli scarponi da neve per 7 gradi. Ah, in questo senso. Nervi, io tipo ieri sono uscita con le Vans di tela. Non credo ci sia bisogno degli scarponi. L'usole, l'umare. Tu Des, non capisci un cazzo di estetica. Non urlare, però, per favore. No. Allora, la conversazione era... Nervi mi ha chiesto, ma adesso che tempo farà? E ho detto, potrebbe piovigginare un po'. Minchia, aspetta, allora mi devo mettere gli scarponi, questi qui che se li comprano i carabinieri, questi scarponi sono scarponi militari. Tipo, io ho detto, Nervi, ma c'è una pioggerella, Nervi! Non siamo nel fango in Alaska! Mo' arrivo su Discord e spiego come sono le cose. Dici cazzate. Drago di Kimoji. La scarpa nera da carabiniere sta benissimo con i miei pantaloni. La scarpa nera da carabiniere. Allora, ehi Google, scarpe nere da carabiniere. Scusa, ma questi non sono degli scarponi. Cos'è? Ah, oh mio Dio. Ma Nervi, ma sono orribili. Io mi auguro che non siano quelli che ho appena trovato, perché sono veramente... sono veramente brutti. Scusa, adesso tu hai visto di che scarponi si parla? Stavo pensando se portare quelle o le polacchine, che sono scamosciate, che se le metto e piove faccio tutto il giorno con i piedi bagnati. No, certo, se piove non ha senso, poi si rovinano anche. Però avrò trovato gli stivali da parata dei carabinieri. No, fa vedere, sono della Gore-Tex. Allora, vedi. Io ho cercato scarpe nere da carabiniere, letteralmente. Sono scarponi abbastanza normali esteticamente. Allora, Gore-Tex. Gore-Tex. Scarponi da montagna? Tipo questi? Vabbè sì, questi sono normali. Ma sono scarpe, non scarponi. Vabbè, mandato un link con un'immagine e facciamo prima. E abbiamo risolto il problema. Poi che altro ho mangiato quella volta dal coreano? Loro hanno preso delle zuppe che non erano male, però io non ho mangiato. Principalmente ho mangiato... Sì, ho mangiato carne. E quel... Perché ho difficoltà a dire la parola? Pancake! E quel pancake buonissimo. Poi dobbiamo decidere anche dove andare a mangiare domenica. Zenakos, tra l'altro, perché poi ovviamente domenica noi usciamo di nuovo. Quindi se ti vuoi unire, poi vabbè, decidiamo lì sul momento, direi, dove mangiare domenica. Allora, quindi, oggi, visto che ho ufficialmente rage quittato Hollow Knight, ritorniamo a Silent Hill, che quindi viene eletta a serie fissa, e il sabato farò qualcos'altro. Domenica a pranzo ci sono... No, noi non usciamo a pranzo domenica.
perché adesso deve fare i French toast. Quindi non facciamo il brunch fuori domenica. Se vuoi puoi venire a casa a mangiare i French toast di Death. No, come? Titti, la volta scorsa mi ha fatto rosicare troppo. Non ce l'ho fatta. Yeah, retro gaming never dies. Silent Hill promossa serie principale. Sì, sì, sì. Vengo io, va bene. Golf with your friends. Ciao, good bitto, come stai? Sì, comunque no, la volta scorsa ci sono delle... cioè, Hollow Knight secondo me non è... a meno che tu non conosca il gioco e sei già bravo e sai dove devi andare, secondo me non è un buon gioco da live per me, cioè per il mio modo di giocare, perché non sono una persona che si concentra troppo sul gioco, nel senso mi concentro sul gioco, però mi piace molto anche dare attenzione alla chat e parlare con la chat. Quindi molto spesso mi distraggo, non sono concentratissima su quello che faccio. E questo porta a morire a cazzo in situazioni in cui normalmente magari non moriresti. Però ovviamente essendo distratto succede. E quindi intanto sei perso tutto il tempo perché non sai dove devi andare. E sei distratto perché sei in live. Quando l'ultima volta è successo che finalmente sono riuscita a capire la strada in cui dovevo andare, sono arrivata in quel punto dopo un sacco di tempo che cercavo, sono morta a cazzo perché leggevo la chat e ancora non avevo la mappa di quel posto, quindi dovevo andare a ritrovare le anime, non so dove. Vabbè, questa cosa mi ha fatto recitare morale della favola. Pronta a ridere? Vediamo. Ah vabbè dai, sono normali, sono tranquilli. Quelli che avevo visto io erano molto peggio. Sono scarpe ok, scarpe invernali ok. Sembrano le mie Timberland però più brutte. Sto influenzato, in mutua fino a lunedì. I vantaggi di essere influenzato. Almeno sei in malattia. Io l'ho giocato in blend da Switch senza aver mai giocato nulla. Però eri in live o l'hai giocato fuori live? Le ho pagate 30 euro e non 170. Timberland belle, però approvo. Ce l'ho anch'io, ce le ho. Ti fornisci da non solo divise.it? Alta moda! Off, ok. Io penso che magari gliela do un'altra chance fuori dalle live. Pensavo magari di mettermici a giochicchiare su Discord, però in live è stato veramente frustrante. Ma mi fa ridere proprio scarpa, vigilanza, sicurezza, polizia locale e municipale. Si rifornisce da quando ci era lui. E quindi niente, oggi torniamo su Silent Hill. Ma prima. Per l'old news di oggi c'è una cosa molto interessante, raga. L'old news di oggi secondo me sarà figo. Allora, fatemi ritrovare l'anno di uscita di questo gioco. Meru, devi staccare la musica e fare silenzio quando lo avvi. Va bene. Angelindivisa.sbir. Allora, dov'è? Aiuto, perduto. Come si chiama? Ok, trovato. È il nome della cosa che non volevo pronunciare ad alta voce. Release. Per favore, please. Ok, 1995. È uscito il 23 febbraio 1995 questo gioco. E vi posso dire Colio di Ricino.lux, Padre Pio Paletta.municipal. E vi posso dire che è un gioco che ha a che fare con Super Mario. Buonasera Nalu, come stai? Stavo iniziando a introdurre il gioco di oggi, Super Mario. Tutto bene, tu come stai? Dicevo che per l'All News di oggi c'è un gioco che è uscito il 23 febbraio 1995, non è Wario, ed è un gioco che ha a che fare con Super Mario. Allora, io la faccio così. Passo in game.
E non vi dico niente. Lo avvio e basta. Sì. Op, minchia, zitto. Tutto bene, dai, non c'è male. Ho preferito di mangiare. Che hai mangiato di buono, Nalu? Ma quanto siamo divertenti io e Desmeru. Troppo, troppo. Non è quantificabile. Siete pronti? Siete davvero pronti? Il gioco, cioè il gioco è tutto attivo? Vado. Interplay. Interplay. Along with Presage, proudly presente. Mario's Game Gallery. Mario's Game Gallery. Let's play checkers. Let's play checkers. Raga, io certe volte quando parlo in inglese mi chiedo, ma la gente che non è italiana e mi sente parlare, mi sente parlare così? Voi, secondo voi per la gente noi parliamo così? È una domanda vera. No. No, non mi dire sì, Nervi. No. Xenakos, secondo te per la gente parliamo così? Ma non è dica, una fettina di pesce spada è buona, il pesce spada. Io non so che darei per una fettina di pesce spada. Qui non lo troviamo. Quando mi inalbero mi scivola l'accento. Molti italiani parlano, lo so. Io a volte lo sento in alcuni miei colleghi che parlano italiano e non hanno una pronuncia, diciamo, incredibile, lo sento. Cioè, più che altro sento la pronuncia di ogni singola consonante anche quando non dovrebbe. Tipo, Mario's Game Gallery. Cioè, tipo, cioè, ovviamente la pronuncia molto, molto forte di ogni singola consonante, di ogni singola lettera. Però boh, chissà. Allora abbiamo nella Mario's Game Gallery abbiamo Checkers. Ma cos'è Checkers? Go Fish. Vuoi dirmi qualcosa, Mario? Ma che lento questo. Ok. Poi abbiamo Dominos. Ah, ok, lui ha in mano quello che è. Ok, qui ci sono. Ah, ok, Checkers penso sia Dama. Ok, Dama. Go Fish. Go Fish sono delle carte. Vabbè, Domino. Poi abbiamo Backgammon. E Yacht. Non so. C'è quella doppia T da terrone che fa male. Vabbè, proviamo il primo. Proviamo Dama, vediamo. Great, I'm a like Checkers. Attribute. Che succede? Nice to see you again. Ciao Mario. Do you want to play as Yoshi or as Koopa? Do you want to play as a Yoshi or as a Koopa? Attention. Come vogliamo giocare? Come Yoshi. Io voglio giocare come Yoshi. What is your name, my friend? My friend. Lasciamo my friend. It's your turn. It's your turn. Come si gioca a Dama? Non me lo ricordo più. Ma non me lo insegni, Mario? Aiutami, help. Checkers help. Sì. Quando me lo dai l'aiuto? Ok. Sarebbe vita a dialogue allowing you to choose which set of pieces you want to play. Va bene. To move, you select the place that you want in advance by clicking on it with the mouse. Then click on the destination square. Sì, ma io voglio sapere, tipo, ci si muove...
Che succede? Ma che vuol dire come si gioca? Ma non ci gioco da un sacco di tempo! Pizza, your turn! Non ci gioco da secoli a dama. Mi ricordo perfettamente come giocare a scacchi, o non mi ricordo... Ah, ok. Come esco? Stop. Stop, stop. Allora, tu devi... Puoi mangiare quando... Ma, dico, mi muovo in diagonale a dama? Ok, va bene. Ciao! Mamma mia! Mamma mia! Che fa Mario? Ok, Mario va lì. Va bene, ci siamo a posto. È pronto! Yoshi tutta la vita, sì, assolutamente. Sì, sì, sempre delicatissimo e molto comprensivo. Dove ci muoviamo? Mario, rilassati! Non essere impaziente, per favore. Allora, se mi muovo qui o qui, lui mi mangia, quindi... Hey, what's it take so long? Ma stai calmo! Parati lati, Meru. Mario tutto dildo. Ma vabbè, non lo so, facciamo così. It's my turn now. Eureka! Eureka! Va bene, poi facciamo, anzi no, facciamo questo qui. Vediamo. It's my turn now. Che carini quando si muovono. Peggiosità. Aha, se me lo mangio però lui si mangia a me. Quindi facciamo così. Mettiamo questo qua. It's my turn now. It is, Mario. Ma quindi scusami, ti puoi muovere anche di due? Ma come funziona questa cosa? Click on the piece you want to move. Mamma ah, mia. Quando mangi qualcuno. Ma è stato bellissimo come Yoshi l'ha mangiato. Lo puoi giocare con la boss music del chierico Belva di Bloodborne. No, se mangi solo tipo di due. Ok, ok. Si mangia? A proposito di mangiare. No, non è comunque come quando mangi qualcuno, è soltanto se puoi mangiare. Se puoi mangiare. Ah, ma non sono quelle là. Io credevo stessi facendo le trofie, no, hai detto. Quelle basta buone. Non è quando ti mangi qualcuno, è se puoi mangiarne più in una sola mossa. No, vieni un attimo qui. Parla, gioca da Monte. Cosa stiamo facendo? Ma io dovevo mangiare pure. Buongiorno a tutti, sono Meru. Ciao. Allora, giochiamo a dama. Giochiamo alla dama cattiva di Mario. Allora, questo. Non so giocare. Jump you can make. Ancora jump you can make. Dove? Ah, minchia, possiamo mangiarlo. Scusate, non me ne ero accorto. No, non so giocare a scacchi, Neri. Guarda che bello che se lo mangia, lo divora. Sono gender fluid, Meru, guardatemi. Your move. Your move. Cosa ha fatto? Però mi sono perso i cosi. In realtà Tom Mario Jump è il gioco nato prima di tutto. Oddio, sono le 8, non è più giorno. Già, no, sono le 8:30. Allora, che mossa facciamo? Minchia. Lui mi mangia, allora, se vado qui mi mangia, 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 se vado qui non mi mangia. E io vado qui. Let me think. Andiamo qui, let me think. Ok, lui si para. E adesso io, ok, sposto questo qui oppure questo, sposto questo qui. Ho fatto, Meru? It's my turn now. Possiamo? Ho fame! Dai! Ragazzi, ma indovinate che gioco giocherò io nella mia settimana, dove la prossima settimana? Guanti? È finito Metal Gear Solid. Secondo voi cosa giocherò? Qua sono i guanti, buon appetito, ciao a tutti! Ah, è vero, indovinate, cosa giocherà? Cosa giocherà? Cosa? Aspetta, ma io come passo nell'altra schermata per fare il pizza? Non posso... Ok. Voglio la pizza, ho voglia di pizza, ho voglia di pizza, ho voglia di pizza. Voglio la pizza, ho voglia di pizza, ho voglia di pizza, ho voglia di pizza.
sbloccato l'ippogrifo. Che bello, Nalu, com'è? Io ancora no. Madonna Mario, zitto però. Illuminati Comfort. Com'è l'ippogrifo? Io non l'ho ancora sbloccato. In realtà ho da poco sbloccato la scopa, a dire la verità, perché non ci ho potuto giocare proprio in questi giorni. Non ho avuto assolutamente tempo. La prossima settimana che si fa le live test ci tornerò a giocare. Comunque qui provano a indovinare. Adesso lo vuoi dire qual è il gioco? Non so. Intanto io vi faccio vedere. A proposito, su YouTube potete trovare i fantastici video su Hogwarts Legacy. A proposito, ci sono varie cose che si dovrebbero dire. Sì, fatemi un attimo. Cazzo. Ci sono. You still want to play? Sì, sì, voglio giocare, Mario. Vabbè, volevo. Vabbè, ok. Vedete, questa è la pasta di oggi. È una pasta, sono caserecce con Philadelphia, zucchine, pancetta e zafferano. Buonasera, Kia Vulpix, ciao! Come stai? Oppure lasciate stare gli spari e lo scopriamo settimana prossima. Allora, chi ha Vulpix? L'ho urlato? Funziona lo stesso? Sì, ok. Bob! Bravo, adesso ti è venuta molto buona questa pasta, devo dire. Intanto continuiamo con Mario. Davvero leggera. Sto passando un periodaccio. Siete salutati e minchia, mi dispiace un sacco, chiaro. Knock knock. Who's there? Jamaica. Jamaica the who? Jamaica me cucu crazy. Cosa, Mario? Ma Mario, potresti ripetere? Comunque mi dispiace tanto, Kia, mi dispiace davvero. Spero passi presto, spero non sia troppo grave. Knock knock. Who's there? Cantiamo. Giovanni. Giovanni who? Giovanni, hurry up and play for crying out loud. Ma perché è così passivo-aggressivo, Mario? What the fuck? Ma lasciamolo così e vediamo quante altre battute toc-toc senza senso fa. Lo voglio come audio. Knock knock. Who's there? Sì. Yucca. Yucca. Yucca who? Yucca move anytime you want. Ma non ha ma scusa, Yucca move? Cioè, tipo, è come se quella parola dovesse avere senso, cioè dovesse significare qualcos'altro all'interno di una frase. Ma che frase inizia dicendo Yucca, ah, you can move, perché lo pronuncia a cazzo. Sì, Zenakos, so come funzionano. Non è questo il punto. è molto buona. Che succede, Bob? Quando... Hey, what's it take so long? Quando sentirai l'audio che ho fatto sul gruppo Telegram riderai. Ma tanto, va bene, ora guarderò. Sei tutta tagliata. Ah no, questa era prima. Io invece voglio piangere, perché Bob... Ah, dicevo a Mario, ok. Allora, intanto che dobbiamo fare qui? Direi... Facciamo così. You still want to play? Sì, sì, voglio giocare, Mario. Qua. Per l'audio va bene, ok. Ma poi dice, what takes so long? Pure grammaticalmente tutto sminchiato, sì. Sì, infatti. Allora, se poi lui va qui... Vabbè, non importa, perché in ogni caso qui ci devo arrivare e io me lo mangio. Quindi direi che vado avanti. Oops, you clicked on one of Mario's pieces. Oh no, ma non you posso... You can't go there. E allora vado... Dove vado? Dove vado? Dove vado? Qui.
It's my turn now. Ma avanti dove, Meru? In che senso? I'm no. Mi sta facendo il culo, Mario. It's Io my non... turn now. Se ne è mangiati due! Non sapevo si potesse fare! Non lo so, Walter ti darei un pugno in faccia e rovesciare il tavolo! Ma adesso... Vuoi venire a dire, a informare... Ce ne dovremmo informare riguardo a una cosa, non credi? No, ma Fran... Ma scusami, sarà già troppo tardi. Che palle che non gli posso mangiare niente. Vabbè, è finita. It's my Io turn ci provo now. Fino alla fine, ma... I got it. Voglio vedere cosa fa quando vince. Mario è fatto di plastica. È buono. Oh, qui. Ok, poi andiamo qui. Cosa fai, Mario, eh? Okie dokie. Okie dokie. E ora, Mario? Sono quasi arrivata? It's your turn. Ha! Scusi me, but you gotta jump me. Ma che vuoi dire? Scusa, io non posso andare qui. You must make a jump now. Ma perché non ci posso andare? Non ho capito. I don't think you can go there. Raga, scusatemi, perché io non posso andare qui? You got a jump you can make. Devi mangiare di là. Ma non mi fa mangiare. You can't go there. Ma cos'è questa mafia? Sì, ma scusami, non ha senso, perché non posso andare sulla casella nera? È libera, finora ho potuto farla questa cosa. Devo per forza mangiare qualcuno per poter andarci? Pizza who? Pizza the heck out of me! Ok, Mario. Madonna, ne vorrei così tanto ancora di questa pasta. La regola è che se puoi mangiare, devi mangiare. Ma è... la regola è che se posso mangiare, quindi devo mangiare questo. Oh, you got Mario confused. Cosa è finito? Ma io sto mangiando. Allora, dici... Allora, che palle, mi costringe a mangiargli i pezzi. Proprio un bastardo, Mario. Oh no! Cosa? Ok, che fai, Yuka! Mario? Che fai, Mario? You next! Ti divoro, no problem. Anche lui a me per adesso, cazzo. I got it. You next! Ora però posso andare, finalmente! Oh... Mamma mia! Mamma mia! I'm no! E ora cosa succede quando diventi grosso? Quali sono i vantaggi di diventare grosso che non mi ricordo? Qualcuno mi aiuta? Please! Aiutatemi! Mamma mia! Buona cena, Nervi. Mario quando vince. Knock knock, who's there? Yula, Yula who? Yula, never see your family again. Puoi muoverti in qualsiasi direzione, ok. Il grosso può camminare sia avanti che indietro. Solo quelli grossi ti possono mangiare. Va bene, perfetto. Oh, oh. Ok, che fai, Mario? E io ti mangio. E io ti mangio. Oh, ma sembrava che Mario stesse vincendo.
non mi pare più stia andando così bene. Io posso avere invece un mandarino? Des, please. Oh, brother! Oh, brother! Il regno di terrore di Mario sta per finire! qui. Grazie. Mi disp, Mario. Ma quindi posso andare... You clicked on one of Mario's pieces. Scusa, scusa, Mario. I don't think you can go there. I don't think you can go there. Vabbè, me ne vado qui. Scelgo accuratamente quale dei due pezzi mangiare. It's your turn. Perfetto. Report Mario. Io posso avere un amen? È ora, direi, torniamo qui. It's my turn now. Mario trema, Mario. Scusate, mi avevate detto... Doki, your move. Mi avevate detto che i pezzi piccoli non possono mangiare i pezzi grandi. Ma mi ha appena mangiato. Mario bara. Solo la dama può mangiare una dama. Beh, non funziona così per Mario, a quanto pare. Va bene, goodbye, t'a dopo. Cosa mi è capitato? Ma la pasta la comprate lì o... Sì, no, la compriamo qui, Nalu. Ci sono dei posti che vendono pasta buona. Che vendono tipo la De Cecco. Zitto! Che vendono la De Cecco. Vabbè, ovunque si trova la Barilla. Però ci sono posti che vendono anche altra pasta più buona. Quindi no, la troviamo. Costa di più, però. Io ho risposto a Nalu, però in realtà c'era la pubblicità, quindi ora lo ridirò. In alcune varianti si può fare questa cosa. Sono molto triste adesso, ma va bene. Facciamo così. Cioè, mi faccio mangiare. Brava, complimenti. Oh, cazzo. Non sta andando bene. Let me think. I got it. Cioè, ma non è giusto, okay, però! Okay. Your move. Posso andare indietro? That's not illegal. Beh, neanche la tua di poco fa è una mossa legale! Eppure l'hai fatta, Mario! Eureka! Please make me a kingy! A kingy! Cretino! Oh, you got Mario thinking now? E ora? How about the... Mamma mia. Mamma mia. How about the... Sto pensando. Come faccio a toglierlo di mezzo? Pappanada! Cioè, quindi, se io vado qui, sto stronzo mi mangia. Assurdo. Assurda questa cosa. Veramente assurda. Dicevo, Nalu, forse eri in pubblicità, non so se mi hai sentito. Ripeto, boss music di Bloodborne. Quale devo mettere? Genakosh. Costa leggermente di più comunque, ma non troppo. No, non può mangiare. Lo so, purtroppo. Chiudilo con lo Yoshi piccolo. Knock knock. Knock knock. Sentiamo, chi è lì? No! Ho cliccato e non l'ha detta! Meru, a te piace leggere? Che genere leggi nel caso? Sì, a me piace molto leggere. Leggo tante cose. Leggo vari generi. Mi piacciono i thriller molto, molto
horror thriller, ma non solo. Ho letto di veramente di tutto nella mia vita. Da Tolstoi. You still want to play? Sì. Da Tolstoi a Calvino a Jane Austen a Stephen King a cioè veramente a Saramago, ho letto di tutto. In questo momento, in questo preciso istante, sto leggendo tantissimi libri perché leggo tanti libri contemporaneamente, ma tra le cose che sto leggendo in questo momento ci sono Silent Slot. Why it take so long? Minchia, devi stare zitto. Silent Slot di Stephen King, che non avevo mai letto. E poi sto leggendo Angeli Minori, bellissimo. Angeli Minori, un bellissimo libro, ve lo consiglio. È di uno scrittore francese che si chiama Volodin. Molto bello, è una specie di, cioè tipo una sorta di insieme di racconti di personaggi ambientato in un mondo post-apocalittico ed è tutto grottesco e strano e questi personaggi ovviamente tipo le loro storie in realtà si intrecciano. Comunque molto bello, se vi piace leggere ve lo consiglio, Angeli Minori. E poi che altro sto leggendo? Ah, leggo anche non fiction, tipo stavo leggendo un libro di Toby Ord che si chiama... come si chiama? Notte. Non mi ricordo, comunque un libro... Attenzione! Giovanni! Giovanni già però l'hai detta, Mario! Giovanni, hurry up and play for crying out loud! Però ricicli le stesse battute, insomma. Comunque sul tipo sui rischi esistenziali dell'uomo a lungo termine. Come si chiama quel libro? Non mi ricordo. Chiudi Bowser nell'angolo, ma copri la scacchiera. È libero, sposta di Meru. Sì, è libero. Calvino e Jane Austen, i miei pregeriti. Ok. Ma c'è un arpo, come stai? Aspetta, faccio un shout out. Allora. No. Ok. Ok, perfetto, fatto. Come stai, Narpone? Il capolavoro per PC. Io sono nel momento fantasy, ora come ora. Cosa stai leggendo per ora, di preciso? Anche a volte leggo fantasy. Non ne ho letto tanti... Cioè, no, vabbè, in realtà ne ho letto. Non sono tipo un'appassionatissima. Non ho letto tantissimissimo, però un po' ho letto di fantasy. Meru, dove cazzo l'hai messo Zena? Questo non lo so, non so che devo fare! Allora, aspetta. Vado qui. E ora? Se io ora mi faccio mangiare... You can't go there! No, lui non può andare indietro. Però io posso andare qui e lui non mi può mangiare. No. Ah, che basta. E ora ci siamo bloccati tutti. Ora che minchia si fa? facciamo così. Io vado qui. Let me think. Lui ora mi fa la dama. I got it. Arrocco del re. Crown me. Però comunque Mario bara. Io ne avevo due dame poco fa. E lui è stato un pezzo... Vabbè, ora tanto me la faccio pure io un'altra dama, no problem. Sì, it's sì. It's your turn. Perfetto. E comunque io ho ancora altri quattro pezzi. Lui non ne ha più. It's your turn. Addio. That's a good move. Beh, direi, Mario. Prego, it's prego. My turn now. Prego, vai, vediamo. Cosa hai intenzione di fare? Questa next. Mossa? Capisco. Dama! Now a kingy. A kingy! Guarda come scappa! E ora ti vengo a prendere. Aspetta, ma questo stronzo ora però si mette qui e io non lo posso più... Cosa succede? Mi devo fare mangiare... Ok, ho capito. Vabbè, ora vediamo. Meno male che Mario è stronzo. ora sto finendo la saga degli attraversaspecchi. Poi credo mi butterò su Ready Player One. Ok, no, io non ho letto there. Niente di questo. Com'è la saga degli attraversaspecchi? Yuck, move anytime you want. Va bene, Mario.
IA molto sofisticata. Meru agguerriti. Ma grazie per il raid, Fabian! Com'è andata la live? Pizza. Che facevate di bello? Pizza de heck out of me. Nonna Mario. Che facevate di bello in live? Aspetta che faccio uno show. Ciao Ale! Ma vediamo se riesco di nuovo a fare gli shoutout normali. Che poco fa ci provavamo e no. No, boh, gli shoutout normali, quelli diciamo di Twitch, non funzionano attualmente. Chiudi nell'angolo anche Mario e voglia di pizza. Ma Bob, tu poco fa non c'eri. Hanno riscattato voglia di pizza. E mentre c'era il video, Mario ha detto knock, pizza. Knock. Who's there? Jamaica. Jamaica who? Li stiamo imparando Jamaica a memoria. Jamaica me cucu crazy. Resident Evil 1. Bello, bello. Cos'è sta roba? Ciao, Lance. Allora, questo è un gioco che si chiama Mario's Game Gallery ed è un insieme di giochi da tavolo in cui giochi con Super Mario, in sostanza. Allora, dai, riavviciniamoci verso di lui, così lo facciamo fuori una volta per tutte. Eureka! Figurati, Fabian, disinstalla. Ma Flan, potresti tu, che a me viene un po'... Bevo anche, che a me viene un po' male. Non è che potresti, per favore, fare gli shoutout? It's my turn now! Ma fa avanti e indietro, ma è stronzo. Ma... It's my turn now! Mm-hmm. Dove vai? Dove vai di bello? You next! Se io vado qui no, però lui mi mangia. Ok, facciamo così. Ti sto chiudendo a poco, mio caro Mario. It's my turn now. E questo qui ho fatto una stronzata in realtà. Però vabbè, non fa niente. Torniamo indietro. It's my turn now. I'm no. Comunque sì, anche a me oggi non vanno gli... Ma perché? Boh, vabbè, sarà un problema di Twitch allora, semplicemente. Ma quindi ho una domanda. Se io metto questo qui, lui mi deve mangiare per forza, vero? Se può mangiare, mi mangia. Quindi finiamola così. Io sacrifico uno dei miei. Guardatelo. Oh! Ah! Ma io no, non so giocare, Lenzo, non gioco a dama da anni, non me lo scordo che può fare questa mossa. Non sapevo, non lo so. Vabbè, dai, la recupero, non ci fa niente. Che cazzo. I got it. Che palle. Dai, Mario, sbrigati. Ma scusa, ma perché non vieni verso di me, cretino? Tryhard Intensified. Che Eureka! Palle, me lo scordo che può fare quella mossa. Don't think di cazzo. You can do that. It's my turn now. Bob, non penso che tu possa scrivere queste cose su Twitch. Nel dubbio evita. Io mi dissocio anche. It's my turn now. Vuole farti vincere. Ma mi sembra di sì. Sembra proprio che vuole farmi vincere. Non perché non viene a fermarmi. Mamma mia. Mosse totalmente a caso, Mario. Okidoki, your move. Allora. Let me think. Pensa, Mario. Non ti preoccupare. Ma aiuto, come la risolvo qua questa cosa io? Cioè, non ce ne usciremo mai, perché lui scapperà e io continuerò a inseguirlo. Che faccia di minchia che ha, tra l'altro.
Come si fa? Let me think. Risolvi la passando a Silent Hill. Ma io volevo finirla questa partita ormai. Facciamo... Inizia a muovere questo. It's my turn now. Vediamo. Ora va nell'angolo dello stall. Si deve muovere per forza, però. How about the... Ok. Allora, ho una domanda. Quindi se io adesso metto questo pezzo qui... No, lui non se li può mangiare entrambi, giusto? Anche se non mi serve veramente un cazzo però metterlo lì. Perché lui mi scavalca e se ne va qui, quindi no. Quindi scappiamo, direi. It's my turn now. Emiliano, come stai? In verità Mario è depresso, vuole porre fine a sto tormento, ma tu lo stai costringendo a continuare. It's my turn now. Cazzo, aspetta, ma perché? Io odio che taglia la testa. Eureka! Chiudilo, ma come lo chiudo? Chiudilo. Ok, dimmi esattamente cosa devo fare per chiuderlo, come dici tu. Cioè, mi mangia se mi avvicino troppo. Mettendogli una pedina di fronte. Vabbè, intanto sto andando a fare dama, poi si vede. Per ora ha una pedina di fronte, che cambia? Ah, cioè tu dici una davanti e una di dietro? In modo che non può andare a destra e si... Ah, va bene, ora lo faccio. Ho capito. Tipo, vediamo se se ne va al muro. Let me thinky. Ok, adesso. Adesso è finita. It's my turn now. I'm no. Ah no, perché l'angolo, cazzo! It's my turn now. Copro tutto, no vabbè, ora ci spostiamo. Si è messo all'angolo. It's my turn now. Vabbè, ora io mi sposto. It's your turn. Ok. Mi avvicino con questo, vediamo che fa. Mamma mia. Mamma mia. E niente. Comunque tutto bene, leggevo il mio nuovo volume di Nagatoro. Ah, poi aspetto la prossima live insieme adesso per farvi vedere la nuova tavola. Oh, che bello, non vedo l'ora. Sono contenta che è pronta. Ho anche guardato qualche dettaglio, va bene. Dai, vieni di qua. Ah, che stronzo che fa questa cosa. Dai Mario, si è fatta una certa, insomma. La messa è finita, andate in pace, rip. I'm no. You next. Vediamo. Se gli copri l'angolo non può muoversi. E ora mi vado a mettere dove continua a Aha. No. Ora provo ad andarmi a mettere dove si continua a spostare lui. Mario, mi merda, decide da perdere. Non ti fare fregare, no, non mi faccio fregare, no. It's your turn. Ok. Dai. Che ansia, che tormento. Lui si sta spostando verso lì, tra l'altro. Let me think. Ma ora non può, se non me lo mangio. Dai Mario, pensa Mario. Che cazzo, no, si va a mettere lì prima di me. Vabbè, non fa niente. Click on the piece you want to move. Sì. Tanto si deve muovere. Ah no, però mi mangia, che palle. I'm no. Allora, facciamo così. Your move. Facciamo così. Mamma mia. Eureka! Ma perché si è messo lì? Vabbè, un po' stronzo comunque. Inizio a spostarmi anche con quello. Davanti, manda quello basso vicino l'angolo. Sì, ora li faccio avvicinare tutti e due.
Vabbè, vado a mangiare, mi raccomando, fallo secco. Va bene, buona cena, Emiliano. Ah, che palle. Devo fare una cosa. Ho un'idea su qualcosa da fare. How about this? Ok. Ora lui... Cazzo, mi sono fatta mangiare! Che stronza! Cazzo! Cazzo! Perché ho sbagliato, Fran? Ma che minchia di domanda è? Ma perché? Perché non ci ho pensato? Perché avevo in mente un'altra cosa che volevo fare. Che domanda è? It's my turn now. Non mi interessa. Mamma mia. Ah, è finita, mi ha mangiato. Eureka! Ha fatto lui, la partita è finita. State facendo un disservizio a non mettere... Ma ti ho chiesto quale, Xenakos? Ti avevo chiesto quale, esattamente. Niente, è finita. Mi ha mangiata. Mario, fa il finto scemo. Vabbè, dai, vediamo cosa fa quando vince. How about this move? I won! Hey, how about another game with me? No, non penso proprio, Mario! Addio! Sì, sì, mi ha chiusa lui alla fine. Quella di Bloodborne. Ma non è che c'è una sola boss music di Bloodborne, Xenakos? Hai detto Bloodborne e ti ho chiesto ma quale di preciso? Vero, mentre passi Silentile senti l'audio che ho mandato, please. Ma così in live? Ma in telefono... vabbè, dai, l'ascolto un attimo. La Cleric Beast è troppo tardi, troppo tardi. Posso fare un'altra partita a qualcos'altro se volete. Prima di passare a Silent Hill. Volete vedere un altro gioco? Go Fish, Domino, Backgammon, Yacht? Ma è di dominio pubblico o sul gruppo? Sì, ma si può sentire in live? Poi vi faccio il montaggino, va bene. Backgammon? No, vediamo se... Mamma mia che siete noiosi. Sì, ma tanto ci passiamo a Silent Hill. Allora, ascolto l'audio di Bob. Yuhu! I'm waiting for you. Il meme della serata. Perché io sono raffreddato, quindi non sento gli odori. E volevo farmi un frappè per cena. Bob, mi chiedi di ascoltare in live, tipo le registrazioni che durano 5 minuti. Mi sono fatto un bel frappetto con 600 ml di latte, 2 mele e 5 cucchiaini di cannella. Peccato che io dopo averlo finito, dopo averlo assaggiato, ho sentito il gusto e ho detto ma questa non è cannella. Ho preso la bustina, che è la cosiddetta cannella, che è la noce moscata. Ho scoperto che la bustina della noce moscata e la bustina della cannella sono dello stesso colore. Che schifo! Un frappè con mela e noce moscata. Che schifo! Il frappè con la mela e la noce moscata, disgustoso, disgustosissimo! Che schifo. Beh, ho provato a no, a me le cose dolci con la noce moscata mi fanno veramente schifo. Ma io, aspettate, ma che sto facendo? Io non ci so giocare a Backgammon. Do you want to play as Yoshi or as Koopa? No, as nessuno dei due. Come si torna indietro? Koopa. Ti aiuti a... Come si fa? Roll to see who goes first. Dess, tu ci sai giocare a Backgammon? Troppo tardi. Questo è uno shadow game adesso. Quindi tiriamo questo dado. Che cosa... Let's roll. E let's roll. Cinque. Uno. Looks like you go first. Good luck. Va bene, grazie Mario. E ora che devo fare? E ha fatto qualche reazione chimica, è diventato solido. Disgustoso. Comunque ufficialmente da mercoledì non ho più un lavoro, Bob. Vabbè, ma tanto, dico, è solo temporaneo. Sappiamo già che... E questa era solo iniziativa. Ah, questa era solo iniziativa, sì. Boh, io provo cose a caso. Cosa devo fare, Mario? Ah, devo ritirare?
Infatti. Abbiamo fatto 7. I don't think you can go there. I don't think you can go there. I don't think you can go there. Il dado l'ho già tirato. 7. E poi mi fa selezionare. I don't think you can go there. I don't think you can go there. I don't think you can go there. Ciao Moio, come stai? Se era vero più se sei una scam, non si abbandona i giochi. No, 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 non si può, no, no. Non ce l'ho fatta, in live non lo posso giocare quel gioco, mi frustra troppo, mi dispiace, ma non ce la faccio. Adesso lo fai uno shoutout, per favore. Se PlayStation mi rispondesse maledetti, vedrai che ti risponderanno. I don't think you can go there. Prova a spostare. Ok. E che cazzo significa? Uno? I don't think you can go there. Che l'odio. No, Flan, sì. Se entri con il profilo Alien in Flan, le puoi fargli, puoi farlo lo shoutout. Io faccio così, facevo così quando tu eri in live per fare gli shoutout alle persone. Già. Proprio così, Flan. Meru, no, no, padrone, no casa. I don't think you can go there. Mi sta facendo impazzire. I don't think you can go there. 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 Che devo fare? Devi, non me li fa spostare. Mi dice I don't think you can go there. Allora, guscio. Posso spostarlo? I don't think you can go there. I don't think you can go there. Penso che il sognerò sta facendo tutta la notte. Scusa, Lance, allora dimmi esattamente cosa vuoi che io sposti e io lo sposto, dimmi. Dimmi, prego, dimmi. Dimmi quali e dimmi dove e io li sposto. I don't think you can go there. Nel frattempo mi metto la faccia adatta, scusatemi. I don't think you can go there. Sposta il mouse dall'altro schermo e clicca su cambia scena su BS per passare a Silent Hill. Sposta i tre gusci nei quattro. I don't think you can go there. I don't think you can go there. E i quattro nei due per fare sei? Non mi fa selezionare questi gusci. I don't think you can go there. 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 Va bene, basta. Ma sei sicura che non sia un horror? Basta, passiamo a Silent Hill, va? Ahem. Addio Mario, è stato un dispiacere. Ora chiudo perché sennò continuo a parlare, lo stronzo. Sì, sì, lo so che ho le info in alto, però ormai... Tipo che sto scappando da un serial killer in sogno ed ogni porta che provo ad aprire sento Mario che dice I don't think you can go there. Ma adesso dobbiamo fare un sound adesso. I don't think you can go there. La metto come sveglia la mattina, la prossima volta che vado a trovarli a Dublino. Adesso devi fare come sound. I don't think you can go there. E tu che fai quella cosa nel gruppo. Ma anche knock knock.
Va bene, dai, passiamo a Silent Hill, direi che è ora. Rieccoci. Cambio la categoria. I don't think you can go there. I don't think you can go there. No, non ci sarà nessun olio, Bob, quindi aspetta e spera. Ah, dunque, che facevamo di bello? Che si faceva di bello qui? Avevamo salvato. Ok, eravamo andati a salvare. Vediamo un attimo che cosa ho io nell'inventario. Ho il martello, ovviamente. Ho il Flauros. Ho un liquido sconosciuto. L'alcol disinfettante. L'accendino. E basta. Questi sono gli oggetti. Quante sub devo donare per averlo? No. Ma poi cosa dovrebbe essere il sound olio, Bob? Cioè, in che senso il sound olio? Poi avevamo aperto la porta. In quale stanza avevamo aperto? Io ho già il design pronto, cioè bonk 69. È qui che avrei bisogno di good bite. Cosa devi fare? Devo ricordarmi cosa devo fare. Allora, mi ricordo che... Allora, intanto scendiamo giù. L'ultima volta ero riuscita ad aprire la porta con i mattoncini, oltre a farti venire dalle... Non sono molto sexy quelle infermiere, devo dire. I don't think you can go there. Ogni volta che ci sarà una porta bloccata. I don't think you can go there. Sì, comunque avevo aperto una porta. Non mi ricordo dove, quindi boh. Mi dissocio dalle infermiere che non sono molto sexy. I don't think you can go there. Fatto un po' di Silent Hill solo per Meru che con questo sound a ogni porta chiusa. Perché c'è una musica cattiva? Non c'è nessuno di cattivo qui dentro. Cambio visuale. Non la cambio. Da Mario vestito da maid. Posso avere un Death vestito da maid? Certo, a 50.000 punti canale puoi riscattare un cosplay di Death vestito da maid. No, in nudo no. No, in queste stanze c'ero sempre stata. Secondo me era al secondo piano quella porta che eravamo riusciti ad aprire. Ho questa sensazione. Va bene, Moyo. Buon lurk e buona live. Grazie. Ciao, Misteri, e grazie per il lurk. Allora, intanto provo ad andare alla stanza 304. Boh, non so perché, per qualche motivo mi ispira. È questa? C'era qualcosa. Ah no, ok. Qui è dove ho preso il coso viola. Va bene. E secondo me sì, era il secondo piano. Massima Zen. Va bene, subito. Posso avere desnudo? Ma tesoro, noi abbiamo già desnudo. Desnudo. Allora, Massima Zen. Questa l'avevo letta. Allora, Misteri. Adesso nudo esiste davvero? Sì, è certo che esistono. Sono un po' stranini, ma esistono. Rigettate ogni scienza e sarete senza preoccupazioni.
Tutti gli uomini sono raggianti come quando tripudiano nei giorni di grandi feste, come quando salgono... Comunque io mi dissocio, non rigettate ogni scienza. Come quando salgono la torre in primavera. Io solo sono calmo e senza inizi di desideri, come il neonato che non ha sorrisi, tanto randaggio che non abbia casa. Tutti gli uomini abbondano di desideri, io solo ne sono mancante. Io solo ho il cuore dello stolto. Quanto sono ignorante, i volgari sono illuminati. Io solo sono oscuro, i volgari scrutano le cose. Io solo sono indifferente, sono tranquillo come il mare. Sono come l'alto vento che sale senza confini. Tutti gli uomini agiscono, io solo sono incapace. Io solo differisco dal volgare, ma so bene seguire la madre. Già. Ma questa sembra una porta. Quanto hai bevuto? Ma non sono stata io a decidere queste cose. Cioè, nel senso, il libro è la massima zen che dice questo. Non è colpa mia. Andiamo alle scale, va? Flan terrapiattista? Ma come Flan? Flan non risponde. Fnal nuovo cugino, sì. Era in risposta al rigettare le scienze. Sì, io lo so. Ma Flan non ha molto senso dell'ugurismo oggi. Ok, qui c'è il coso. Una lastra di pietra nel nient'altro. Che con cui ho provato a interagire, ma non ci sono riuscita. Quindi ci riprovo nel dubbio. Si può. Scusa. Non si può. Si può. E non si può. Poi. Aha. Ah no, ok. Qui è dove c'era. Dai, girati, cazzo. E l'ho già preso, non ci interessa più andare qui. Io non mi ricordo, qualcuno si ricorda la stanza? Svegliati! Bentornato, Nervi. Qualcuno si ricorda la stanza? Ah, forse era North Center? Vediamo. O magari Operating Prep Room? Vabbè, ora vediamo. Sicuro Goodbite si ricorda, peccato che non sta. Ok, era qui. Ok, l'abbiamo ritrovata, va bene. Però in realtà apriva, ok, apriva soltanto questo. Ok, perfetto. Apriva questo lato. E noi l'abbiamo già esplorato. Perché sembra esplorato. Però scusatemi, se è già esplorato. Cosa ci sarà da fare? Ah, prima di esplorare. Musica cattivissima. Lì c'è qualcosa. No, no, per niente, erano solo dei. Tan tan tan. Io al piano. Drammatico, Nervi. Ok, qui non c'è niente. Poi proviamo Intensive Care Unit. Vediamo. Vabbè, rigiriamocele tutte a questo punto queste stanze. Perché non... Cioè, perché non penso che abbiamo fatto molto...
Ti abbiamo fatto... Ah, ecco, goodbye. Grazie di essere tornato. Sì, ho alcol e accendino. Non mi ricordo esattamente in che punto mi ero fermata. Cioè, tipo, se avevo già esplorato queste stanze. Ma penso di sì, perché sono segnate come viste nella mappa. Sono un po'... Non mi ricordo esattamente dove devo andare. Ma era Spider-Man quando sconfigge Venom. Room 205. Cerca di raggiungere il basement. Vabbè. Dove siamo? Il basement. Calma, Er. No, ho sbagliato. Ho sbagliato poco. Ma cosa cazzo vuol dire che Atomic Heart è uscito l'altro ieri? Ci sono 18.7 giga di aggiornamento. Minchia. Così tanti. Ovviamente se ci sono stanze da visitare fai pure. Ma penso di aver visitato tutto. Perché guarda, è tutto segnato come visitato. Vabbè dai, giusto per... Però potrebbe essere segnato per... come visitato, perché magari l'ho visto prima. Vabbè dai, io la vado a vedere... La stanza 206, giusto per curiosità. I don't think you can go there. Vediamo. No, infatti non c'è niente. Nisba, nada. Comunque me lo ricordavo diverso, mai. Però. A qualcuno piacciono i JRPG qui? Io non ne ho giocati. Si è aperta. Non ne ho giocati molti, però non mi dispiacciono. Concettualmente non mi dispiacciono. La carta, diciamo. Allora, basement. Non hai detto la parolina magica. Qual è la parolina magica? Cheat. Non ho. Ah, Nisba Nada, il genio di Aladdin. Penso. Non lo so. Perché io ho detto, non lo so. Forse non è per quello. Ah no, Jurassic Park, come non detto. Non lo so. Allora, quindi, siamo nel basement. Secondo me c'eravamo già stati comunque. Cioè no, secondo me, sono sicura che c'eravamo già stati. Mi ricordo che tipo non, lui non voleva stare nell'obitorio. E queste stanze le avevamo già esplorate. Scusa, ma infatti, ma cosa dovrei fare nel basement? Perché sono già stata, si è triggerato qualcosa. Ad aprire la porta che non sono riuscita ad aprire prima. Vediamo se ora magari si blocca. Ah, ma perché mi aveva detto forse che dovevo andare nel basement. Ora che... Ah, hai ragione. Minchia, è perché se mi fermo per troppo tempo e mi dimentico. Allora, aspetta un attimo. Mi aveva... Era la chiave che ho trovato. Ah! Accendino a benzina trovato nella... Ah no, 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 questa è solo stanza 201, come non detto. Me l'avevano detto da qualche parte, forse? Oh, non lo so, sto vaneggiando. Sto cercando di ricordarmi cose e vaneggio! Sì, però me lo puoi ricordare se è qualcosa che mi hanno detto di fare. Silent Clook! Ah, ma qua non c'è neanche il... Grazie per la sub! Era da troppo tempo che non riuscivo a passare negli anni 90. Bentornato negli anni 90, Silent. Come stai? Dove la metti tutta quella roba?
Comunque, dicevo, Goodbye, se è qualcosa che mi hanno detto di fare la volta scorsa, me lo puoi dire, perché in questo momento non mi ricordo. O magari se tipo da qualche parte posso ritrovarlo. Lisa ti ha raccontato di una zona nascosta nel basement, qualcosa che la terrorizzava. Ma chi è Lisa? Ma chi è Lisa? Chi è questa Lisa? È qualcuno che dovrei conoscere, Lisa? Lisa dagli occhi blu, senza le trecce, la stessa non sei tu. Allora facciamo una cosa. Mi vado a guardare qualcosa, perché raga io non mi ricordo, boh, no, non so che cosa devo fare. Ma dai, Lisa, la nostra migliore amica, nostra sorella, l'irreprensibile Lisa. Più o meno si sono vivo quasi senziente ancora, bene, sono contenta. Ma allora io non voglio che mi dici, cioè non voglio che mi dici la cosa in sé, cioè vorrei tipo che mi ricordassi se c'è stata una cutscene o se è successo qualcosa di specifico, o chi è Lisa. Cioè magari raccontami cosa è successo con Lisa, non mi dare la risposta. Lisa è l'infermiera e io ho incontrato l'infermiera. Ma quando l'ho incontrata questa infermiera? Scusa, Des, tu ti ricordi di aver incontrato un'infermiera? Puoi venire per favore ad aiutarmi un attimo? Lisa, la cugina della Mary, non ti ricordi? No, mamma, sono... Cosa? Sto lavorando qui, sto parlando con Nervi da 2 ore che non capisce un cazzo. È un attimo! Meru, allora io queste live te le chiudo perché sei distratta come la merda. Io non capisco come si fa a giocare così. Ma io non mi ricordo, mi puoi ricordare cosa è successo? Sì, hai incontrato questa fottuta cretina di Lisa l'ultima volta. Ma dove? Qui dentro, da qualche parte, non mi ricordo dove poi. Ma cosa stavo facendo quando l'ho incontrato? Stavi giocando a Silent Hill. No, nel gioco, cioè dove l'ha trovata? Ma io posso ricordarmi dove... Ma veramente tu lo stai chiedendo a me? Ci stai giocando tu a questo gioco? Lisa lo psicanalista. Sì, ma... Ok, ma tu lo guardi... E cosa ha detto Lisa? Non mi ricordo. Ah, ma lo vedi che non ti ricordi un cazzo neanche tu? Ma io sono legittimato, non ci sto giocando io. Tu ti ricordi che è successo a Metal Gear Solid? Allora. Non credo, non ci stavi mica giocando tu. Allora... Silent Hill, Lisa. Comunque, Nervi, ci risentiamo più tardi. Io mi vado a fare una doccia. Addio a tutti. Allora, zitto, Silent Hill, zitto un attimo. Cattura la finestra. È questa la scena? Qui nell'ospedale nei piani superiori. Minchia, Lisa, buona la caponata. Adesso arriva e scarica la sua rabbia su di noi già. Lisa racconta di una zona nascosta nel basement. Qualcosa la terrorizzava. Ok. Meru, se non ti rimetti in tiro entro le prossime 2 live ti licenzio dal canale. Prova a cercarla in bagno. Vediamo, è questa? Oppure mi sto spoilerando qualcosa? Chissà. Ok, qui siamo nell'obitorio. Ah no, aspetta. No, calma. Non già l'obitorio. Mi che serve. Non importa se ti spoileri qualcosa. Tanto domani non lo saprai più. Lisa first appear. Ciao Sax, come va? Allora, Silent Hill Walk. True. Ah, ok, eccoci. È questa la scena. Raga, ma io ero qui. Cioè,
Io ero veramente qui a giocare quando è successa questa cosa, perché non ho memoria. Non ho assolutamente memoria di aver visto questa cosa. E cioè, questa cosa di solito non mi succede. Magari mi, tipo, ho dei ricordi vaghi, però non mi ricordo bene. Ma questa cosa io non me la ricordo. Finally, someone else who's okay. Cioè, zero! Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Ma questa cosa è assurda. Harry Mason. Ok, questa è la prima volta che incontri Lisa, perfetto. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? Raga, ma io secondo me voi mi mentite. Io non ho incontrato. No, allora, scusatemi. Io voglio vedere me. Voglio vedermi mentre guardo questa scena. Ora facciamo un Inception. No, questa è la mia live di ora, però. Aiuto! Come si fa questo Inception? Ok. Dov'è? Dov'è questa scena? Inoltre la incontri anche altre volte, non è l'unica volta che ci parli. La cosa che fa ridere è che me la ricordo io sta scena, ti avrò seguito 4 volte su Silent Hill. Ma credo proprio sì, perché poi ci parli con lei. Non, boh. Dov'è esattamente lei? Goodbye. Cioè, dove la incontri? Ma contando che ha fatto 4 live, stai messo bene, infatti. Secondo me voi mi mentite. Io qua non vedo nessuna infermiera. Secondo me voi mi state mentendo. Fotonico. Vabbè, facciamo così. Mentre io me la guardo... Aiuto. Mentre io me la guardo nell'altro schermo, metto qui quella di YouTube. O sei tu che menti a te stessa? It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Okay, un brutto sogno. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? Forse ora inizio a ricordare. 7 year old girl. What, she's your daughter? O forse no, non lo so. Yes. Io nel frattempo ce l'ho nell'altro schermo. 7 year old girl. I can't say that I have. Forse l'hai incontrata prima di perdere i salvataggi? I'm sorry. Ma scusatemi, però se l'ho incontrata prima dei salvataggi non mi si sarebbe dovuto sbloccare tutto. No. Why? Is there something down there? Cioè, per forza devo averci parlato in questo salvataggio, che lì trova in quella leve trova una. Ok, storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. Ma io non mi... It's you. Yeah. No, allora, mi avete preso in giro. Io non sono completamente pazza. Cioè, tutta questa cosa non mi è successa. Io non ci ho parlato, secondo me, con questa tizia.
A meno che non sto sbagliando tutto, il luogo lo scopriamo prima e ci parliamo dopo con Lisa. Forse sì, vabbè, stacco qui. Forse sì, perché io non mi ricordo assolutamente. Dai, minchia, non sono completamente pazza. Voi mi dite che sono completamente pazza, ma in realtà siete voi che siete pazzi! No, vabbè, non è chissà che spoiler. Che spoiler è? Che arriva la vecchia? Vabbè, sti cazzi. Ci stanno tracciando! Stacca, stacca! Mi mentite! Mi dite le bugie! Io sto continuando a vedere nella live, ma non c'è traccia di nessuna infermiera. Io, se qualcuno si vuole mettere tipo la live così veloce mentre... Per capire, fate pure, tipo des, ma secondo me... Allora, qui possiamo levare la finestra, via. Ok. Dunque, la stanza di cui hanno parlato lì è la storeroom. Ti ricordo che ho 36 anni e sono vecchio, mi ricordo le cose, ma non alla perfezione. Però le ricordo. Va bene, dai, ti perdono, goodbye, perché mi hai aiutata tanto, quindi non fa niente. Allora, cosa c'è qui? L'armadio? Che poi se ancora devo parlare con... Vabbè, proviamo a... Cioè, l'unica cosa con cui mi sembra di poter interagire è l'armadio. Qui ci sono delle... No, questo posto nascosto lo puoi trovare. Ah! Ok. Va bene, trovato. Meno male. Ok. Cos'è? Sembra ci sia un passaggio sotto questa grata. Non si muove, è completamente bloccata dalle piante rampicanti. Ah, dobbiamo... Ok, fuoco alle piante. Io per oggi scappo, buona serata miei cari, un abbraccio affettuoso, grazie Nalu, alla prossima, grazie sempre per la compagnia e per passare, buona serata, alla prossima. Non funziona, la fiamma si spegne non appena tentato di dare fuoco alle piante, ok, quindi usiamo il disinfettante per bagnarle, vediamo. Tra l'altro me lo dà come primo appena riapro l'inventario. Superstato, va bene. E poi accendino. Siamo. E che danno che fanno queste piante. Ok. Vediamo. Cosa si cela? Ehi! Non mi ricordo più! Calma, calma! Torce. Chi è ancora vivo? Ah, forse c'è semplicemente. C'è... Ah, ok, ce n'è un'altra. La serratura è incastrata, questa porta non può essere aperta. I don't think you can go there! E quindi dove si va?
bello. Ma è quindi è stato molto utile. I don't think you can do that. Liquido? No, non ho niente, devo tornare indietro. Però, in... aspetta, vediamo se posso usare il Flauros. Non credo. Il Flauros non ho. Forse lì c'è qualcosa? No, torniamo indietro. In teoria potrei aver triggerato qualcosa, anche se non per il momento non posso passare. Perché nella cutscene che abbiamo visto poco fa, lui dice, ah, nel basement, sai cosa c'è, bla bla bla. Quindi potrebbe essere quello. Vediamo. Le porte si celano molto bene, tipo che sono invisibili in realtà, vediamo. Ah, è questa. Sti portoni di fa. Ah! No, no, no. Lì c'è un'altra tra... Ah, qua ce ne sono altre due porte. Andando avanti. Vabbè, ora ci andiamo. Intanto vediamo. Salute, vediamo anche tutti i messi. Una stanza vuota. Mi sono spaventata. Cosa cazzo è? Da dove viene questo rumore? Basta, io me ne vado. Qui? No. Una videocassetta! Fantastico, possiamo andare a vedere. Abbiamo la TV. Ottimo, prendila. Sì, prendila, prendila, prendila. Sì! Poi c'è altro? Ma come urla? Oh! Urla in modo dubbio. Questa stanza mi inquieta, ma allo stesso tempo mi attira. Ah! No, no, basta, basta, uscire. Poi procediamo, altre porte. Cosa troveremo mai? Serratura incastrata. Sa cosa succedeva in questo basement comunque? I don't think you can go there. I don't think you can go there. What's this? È questo. Looks like someone's been here. È come se ci fosse stato qualcuno qui. Cheryl? Ah no, Alessa. Gigi. Alessa? Chi è Alessa? Non penso che Alessa abbia fatto un'ottima figlia. La chiave del gabinetto medico. Ok. Vediamo, esploriamo un attimo. Non mi fa interagire. Povera Alessa. Sta. Ah, non mi fa... Alessa. Stava. Posso interagire con questo quadro? No. Ma cos'è voi? Strano. Ah, lì forse c'è qualcosa. No, non c'è niente. Va bene. Gabinetto medico. Andiamo a cercare il gabinetto medico. Anche perché qui non c'è nient'altro, quindi va bene. Scappiamo via. Ok. Corri, Harry, corri. Dov'è il gabinetto medico? E soprattutto,
Com'è tradotto in inglese? Questa è la vera domanda. Vediamo un po'. Storeroom office, doctor's office. Come sempre, adattamento un po' strambo, ma dovresti riuscire a trovarlo. Gabinetto medico. Potrebbe essere... Deve essere chiusa questa porta, quindi potrebbe essere il doctor's office o l'examination room, magari. Proviamoli entrambi. Ok. E andiamo verso sinistra per prendere il... Primo piano, please. È perfetto per bere. Che succede? È stato lungo questo caricamento. Ok, tutto dritto. Sinistra tutto dritto ed è l'ultimo. Qua tutto dritto, no. Ok. Vediamo se è questo. No, me la dovrebbe fare usare automaticamente la porta, penso. Quindi no, proviamo l'examination room. Ok, da destra. Vediamo se è qui. Ok. Chiave del gabinetto medico, va bene. Non... Examination room, gabinetto medico. Non capisco bene come... Come l'una sia... Minchia, goodbye, te lo vedi? Lo vedi? Voi mi mandate in galera. Voi mi fate passare per una pazza furiosa e scatenata. Beh, Lisa? Cosa ti ha detto Lisa? Ma chi è Lisa? Ma come? Quell'altro cretino di Dess che mi dice ma io me la ricordo Lisa. Ma chissà cosa guardava Dess. Finalmente ci sono ancora delle persone vive. Chi sei? Mi chiamo Lisa Garland. E tu? Grazie Len. Harry Mason. Ho proprio vinto. Harry, puoi dirmi cosa sta succedendo qui? Dove sono tutti? Devo avere perso i sensi. When I came to, everyone. Quando sono arrivato io, non c'era già nessuno. It's awful. È pazzesco. So you don't know non sai niente neanche tu? Great. Fantastico. I just don't get anch'io non ne capisco nulla. It's like this è come se stessi kind of vedendo un brutto dream. Sogno. Yeah, sì, un incubo vivente. Grazie mille per il follow, Fede. Fede rilibera. Io sono Mary, piacere. Posso chiederti una cosa? Hai visto una bambina? Capelli corti e neri sui 7 anni. Una bambina di 7 anni? Chi è? È tua figlia? Ma che te ne fotte? Ti ho solo chiesto se l'hai vista. Fatti i fatti tuoi. Sì. Una bambina di 7 anni. Non saprei dire. Sono stata priva di sensi per tutto questo tempo. Quindi a cosa ti serviva sapere se era mia figlia? Se comunque la risposta è no. Non importa. Non sai nulla su quella cosa strana che sta nel sotterraneo? No. No? Ma cosa? C'è qualcosa nel sotterraneo? You don't know? Non sai nulla? Non lavori qui? Ci è stato veramente proibito di entrare nei magazzini del sotterraneo. Ah, sei veramente, non veramente. Quindi non so proprio nulla. What did you say was down cosa ci sarebbe qui sotto? Well, c'è un... Oddio! Damn. Ok, si sente la sirena. What's wrong? Cosa ti succede? Harry? Sono sempre pronto a mettere zizzania, ma qui Meru è inattaccabile. Harry? Grazie, Nervi. Non te lo dire che fai storie. Settimana prossima già hai dimenticato tutto. È questo che c'è nei sotterranei. Il dungeon! È arrivato troppo tardi. Ora leggo il resto. It's you. Ma sei tu?
Yes. Sì. Dahlia Gillespie. Sono Dahlia Gillespie. Ok. Tell me everything you know. Dimmi tutto quello che sai. Cosa sta succedendo qui? Darkness. Le tenebre. The town is Questa città sta per essere divorata dalle tenebre. La forza deve superare il desiderio dello stolto. Un infantile sogno parla. Sapevo che questo giorno doveva arrivare. Di cosa stai parlando? Non capisco cosa vuoi dire. Strano, Harry. Di solito sei sempre sul pezzo. Credi all'evidenza con i tuoi occhi. C'è un'altra chiesa in questa città. È quella la tua destinazione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo. Va bene. Mi sono perso. Non hai visto uno stemma marchiato per terra in tutta la città? Sì. Quello che c'era nel giardino della scuola. What does it mean? Cosa è quello? È il marchio di Samuele! Nervi! Devi fermarlo prima che venga completato! Ehi, aspetta! È il tuo marchio, Nervi! Allora... Ciao Antonio! Come va? Non ho mai dubitato di me, di te. No, è che vedo il futuro e non riesco a distinguere tra presente e futuro. Rude, Mero, tratti male le donne. Ma non è vero. Trattavo male un personaggio, non importa il suo genere. No, Lance! Mi dissocio. No, un'altra chiesa! Non può essere! Bentornato, Flan! Des, potresti venire un attimo? Samuele 25:17. Sei tornato ora? Stavo per mettermi a fare. Ho capito. Ma quindi raccontami di questa scena che ti ricordi della scorsa live in cui io incontro Lisa l'infermiera. Cosa descrivi? Cos'è che succede in questa scena? Epicai, motherfucker. Eddie! Ciao, grazie Eddie. Per i 10 bittini. Sì, io le vuoi dare a Lance. Ti ricordi che io la incontro? Io mi ricordo che tu incontri una persona, una tizia. Ah, sì. Peccato che questa cosa è appena successa. La seconda volta. No, per la prima volta. Lugia. Perché Goodbite aveva mentito. E questa cosa succedeva... Io ogni tanto non dico che Goodbite è un doppio giochista. Voi gli volete tutti bene a lui e tutto. Sì, ma tu... Attenzione. Ma tu che vado. Dici? Ma no, vieni... Se ne va perché non sa che cosa dire. Se ne va perché è stato sbugiardato. Cioè, io veramente. Buonasera. Cosa succede al goal? Sub goal? Cosa succede al sub goal? Niente, perché non sapevamo cosa mettere. Però se avete idee, se avete idee su cosa far succedere al sub goal, noi mettiamo. Anche perché manca solo una sub. Cosa possiamo far succedere al sub goal? Il sasso è palpabile. Guarda come la butta in culo. Sì, vabbè, certo, come sempre adesso. Sto giocando Final Fantasy VII. Non vedo come questo ti giustifichi, Goodbite. My job is done. Guardate, sorseggio il caffè come un cattivo palese. Live alcolica durante la live di cucina. Ma e come funziona? A proposito, vi ricordo, raga, sabato, questo sabato alle 11, live di cucina insieme a Nervi Daffodil, IRL. Nervi viene a trovarci qui, a Dublino. E sarà il mio assistente durante la seconda puntata di Flannel's Kitchen. Quindi non mancate. Facciamo gli anelletti al forno, tipico piatto siciliano. Ogni volta che Mero e Des bisticciano tra camera e cucina, beviamo un sorso di birra. Ubriachi dopo 3 minuti. Ci ha spoilerato l'ospite, ma veramente l'ospite l'abbiamo annunciato martedì, Lance. È già uscita la programmazione. L'ospite era già annunciato. Dunque, esploriamo un po' questa vabbè, spoiler, a prescindere, ok. La chiave del negozio di antiquariato la prendo? Ma certo. Niente di utile.
c'è niente di particolare. Non c'è niente di particolare neanche qui. Però adesso possiamo entrare di nuovo nell'ufficio. Quindi proviamoci. Non lo so, lo vuoi mettere, Des, un live alcolica durante la live di cucina e poi decidiamo le regole come sub goal? E vabbè, ma manca una sub! No, no, ma io sono entrata nel posto sbagliato. Studiarci regole, basta, che ne so, quando qualcuno dice, che ne so, una certa parola, beviamo. Dice che sabato pomeriggio poi stiamo a casa. Nah, poi mangiamo e ci riprendiamo. Ok, eccoci. Ma è attivato il sub goal a schermo? Sei pazzo? Sei completamente pazzo? Dai, Des, lo vogliono. Vogliono il sub goal, mettilo. Ma davvero non c'è niente di niente qui, niente di utile. A 55? Va bene. C'è una lavagna, ma non c'è scritto niente. Niente, adesso ve la vuole fare sudare questa live alcolica IRL. Raga, è una live alcolica IRL. In cui si vede. Cioè, ci si vede per... La live di cucina diventa anche alcolica. Chissà, Nerf, chissà. Devo imparare a starmene zitto. Ormai l'hai proposto, Nerf, fatti tuoi. Va bene, dai, usciamo. Quindi dobbiamo trovare un'altra chiesa. Bene, va bene. Salviamo. Yep. Beru, ma dove l'hai trovato il mazzapicchio a due mani sciotta con due colpi? Sì, dentro l'ospedale. Ed è bellissimo, è fighissimo il martellone. Oia, papà! Sarebbe fighissimo se solo riuscissi a usarlo. No, no, basta, calma, calma. Con i cani, allora, con le infermiere... Con le infermiere era facilissimo da usare. Con i cani un po' meno, quindi scappiamo, direi. Perché i fottuti saltano. Via, via, esci! Bentornato, Ale! Come sta andando? Scaccia mosche. Allora... Tutto bene, Ale. Tu come stai? Come ti è passata l'influenza? Ale Pelliccia. Sì, comunque all'ospedale. Cos'è questo strano rumore? Mamma mia, che brutto. Sono in guarigione. Bene, sono contenta. Post office. Noi abbiamo la chiave del negozio di antiquariato. Chissà dov'è. Nella mappa però c'è un posto segnato che non mi ricordo se è stato segnato, cioè se era segnato anche prima o se è stato segnato adesso. Quindi nel dubbio vado a controllare. Solo che domani devo rientrare in ufficio. No, di venerdì. Che palle. Ma perché? Forse era semplicemente l'ospedale, il posto segnato. Sì, ma mi sa che forse è semplicemente l'ospedale e basta. Allora abbiamo police, post office. Solo si leggesse qualcosa, cazzo. Silent Hill Town Center.
Cioè, per esempio, no? La tizia mi ha dato un oggetto. No. La chiave targata con il nome del negozio è stata lasciata all'ospedale da Dalia. Ok. Grazie della sub, Gian. Della resub per 3 mesi. Grazie mille. Volevo ringraziare i miei genitori, la mia famiglia e i miei amici. Perché... perché tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Cazzo, la cassetta! No, devo tornare, devo tornare! Devo tornare, non ho visto la cassetta! Torniamo indietro. Oui, oui. Schivare i cani. Va, che messaggio, bellissimo, grazie Gian. No, ma la cassetta non la posso guardare più. Non la posso guardare più perché sono tornata nel mondo normale. No. Ma io la voglio vedere. Ora mi cerco cosa c'era nella cassetta. Scusatemi, eh. Io sono curiosa, voglio capire. Ciao Maxim, come va? Allora. Yes, Dalia Gillespie. Vediamo se cerco Silent Hill videotape. Ok, trovato. Vediamo. Ve lo metto a schermo, così lo vediamo insieme. Vediamo. Still unusual fever. Ok, è ancora una febbre inusuale. Non ho polso. Just bear, sarà tipo just bear with me. Skin is, la pelle è. Even when I chew. Zing true. Why? Chill. Bare skin, just barely, sì. Won't tell. Please. Sarà tipo non lo dire a nessuno. Non lo diciamo a nessuno, per favore. Non lo dire a qualcuno di specifico. Silenzio, calma. Va bene. Promise me, Ned, please. Ok, va bene. E basta, quindi niente, ce ne possiamo andare. Oh, l'audio. Vabbè, boh, andiamocene in giro. Io non so effettivamente dove... dove trovarlo questo negozio. Qui c'è scritto... no, no, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però che palle, che palle che nella mappa non si riesce a leggere niente. Mi piacerebbe poter... Sales, c'è scritto lì, proviamo. Prova ad andare a destra, prova ad andare lì. Dai, vediamo che succede. Questa musica è insopportabile. Green Pharmacy. Che c'è, Good Bite? C'è qualcosa che dovrebbe farmelo capire? Dov'è questo negozio? Perché io non me lo ricordo. Se c'è qualcosa. Dov'è il gatto che soffre? Ne ho sentito uno prima. I versi di Merulania. Cos'è questo? Top sales.
Non è un negozio di antiquariato. C'è però qualcuno che mi vuole fare del male. No, allora, per questi che mi vengono addosso e mi saltano, il martello non va bene. Devo rimunirmi di pistola. Eccolo. Il mio gatto quando vuole essere accarezzato. Good bite. Ho una domanda per te. Solo una domanda. La mia domanda è: ma io veramente devo solo tipo, devo semplicemente andare a cazzo e passare in tutte le vie finché a un certo punto... Goodbye di troll. Sì, lo so. Però vabbè, io ci... Ah, ma c'è una X enorme. Scusate, non l'avevo vista. Devo andare dove c'è la X? Non mi ero accorta. Ma dove? No, però in realtà io vengo da lì. La X... No, scusatemi. La X è apparsa perché da lì non si può passare. Non c'entra niente. Allora, c'è però un'altra X... Ok, c'è un'altra X lì sotto. Perché non si può passare neanche di là? Va bene. La chiave che mi ha dato la vecchia è la chiave del negozio di antiquariato. Quindi la mia domanda è: c'è qualcosa che mi fa capire dov'è? O semplicemente mi metto a esplorare, spero a un certo... No, non ascolto i dialoghi. Perché ero troppo arrabbiata per il fatto che... Questo 30 record, no. Perché ero troppo arrabbiata per il fatto che avevo ragione... È che non avevo visto quella scena, quindi non ho ascoltato. Vabbè, facciamo così. Ho avuto un'idea migliore. Facciamo una cosa molto migliore. Ma ci ho provato a cercare di leggere. Non è stato fattibile. Alcune parole proprio non si leggono. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? Going on. Okay. Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire. No, ma che giochi non finisci? Childish sleep talk. I knew this day. Va bene. What are you talking about? My abilities. Only you can stop it now. La chiave. Have you not seen the crest marked on the ground all over? Ok, sì, questo me lo ricordo, il marchio come quello della scuola, sì. What does it mean? It is the mark of Samael. Ok, il marchio di Samael. Don't let it be completed. Hey, wait. No, aspetta, però qui l'ha già detto. My abilities. The other church in this town. That is your destination. This is beyond. No, vabbè, ma allora Lance, minchia, ma la smette di trollarmi. Nero non ascolta i dialoghi. Mi ricordavo perfettamente quello che mi hanno detto, quello che mi aveva detto la vecchia. Infatti non è assolutamente niente di utile. Mi ha semplicemente detto che c'è un'altra chiesa e che c'è il simbolo di Samael. Quindi niente, camminiamo e esploriamo finché non lo troviamo. Post office non ci interessa. Tecnicamente ad esempio insomma, devi girare tutta questa parte della città fino a trovare il luogo. Va bene, lo facciamo anche noi. Perché l'espressione regala scorta e qualche dettaglio in più sulla trama, va bene. Non, povero Samuele, povera Meru. Okay. Qui non c'è niente. Quindi ora giriamo di qua. Numero 1. Foto? Cosa c'è scritto? Boh, vabbè, non penso non sia questo. Market. The car. Son Corp. No. No, va bene, la giro. No, la mia domanda è... Cioè, io non volevo un suggerimento. Volevo soltanto sapere se effettivamente dovevo mettermi a esplorare per trovarlo o se c'era...
qualcosa che mi stava sfuggendo in questo momento, che mi faceva capire dove andare. Tutto qua. Salmone fresco! Hot dog. Libri. Stupidi cani. Il cane mi ignora, tra l'altro. Io gli sparo e lui... poi. Dai dai. Cos'è dai dai? Violenza sugli animali. Ma no, sono degli animali posseduti e cattivi. Questo è un bar. Sky Toys. No. Fashion. No. Caffè? No. Che palle mi sta seguendo. Dobbiamo seminarlo. Ok, l'abbiamo seminato. Ok, poi facciamo destra. Raga, mio cugino dell'America sta per far uscire un film con Robert the fucking Niro. Lo so che sembra... No, 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 io lo so che è vero. Raga, Xenakos ha un cugino che è un attore... Che è un attore. Negli Stati Uniti. Che film è? Di qua ci siamo già passati. Mi ricordo Sorti Record. Quindi andiamo dall'altro lato. È tipo il Checco Zalone di New York. Hanno lo stesso cognome, tra l'altro. Nail, nail, nail. Non ci interessa. Questo cos'è? Un altro caffè. E neanche questo ci interessa. Quindi proviamo ad andare a sinistra. Ma che schifo è! Aspetta, qui però potrei usarlo il martellone. Oh, oh, oh. Non voglio morire. Potete lasciarmi? No, no, no. No! Madonna, sti così sono disgustosi. Non so che razza di esseri siano. Ma sono veramente disgustosi. Get mangiata. Lasciami. Ma non si fanno prendere però. Tutto gioco, io ti odio. Come non detto, il martello non va bene neanche per loro. Sono tipo Smeagol, che schifo. Scappa, Harry, scappa. Disco, no. Io? Vovo, non credo sia questo. Tra l'altro diceva che è un'altra chiave. Ah, questo cos'è? Steak? Vabbè, un ristorante probabilmente. Romantic Journey. Bookstore? No. Comunque, cioè, così per dire goodbye, l'esplorazione non mi sta portando a un cazzo di niente, a dire la verità, in questo momento, se non alla morte. Xenakos mi ha appena mandato il trailer, cioè fa il figlio di De Niro, è il protagonista del film, ma che ma perché non vai a trovarlo, Xenakos? Scusami, spiegami perché non sei ancora andato a trovarlo e soprattutto quando a un certo punto ci andrai, io voglio venire con te, sappilo. Zalone style, terreni si rendono ridicoli con i borghesotti ma su decore, trama standard, ok.
E poi mi chiedo, ma perché Danilo a un certo punto è diventato solo il papà burbero delle commedie romantiche? Non lo so. Perché Danilo con la cresta della pistola 75 anni fa ridere ormai. Senza le guide ufficiali lo giocavi così. Perché non sono una zecca. Ma che cazzo vuol dire Zenagost? Questa considerazione non ha assolutamente senso. Ma va bene. Cioè, andare a trovare qualcuno non è che significa... Cioè, non è che ti stai trasferendo. Vai in un posto e vai a trovare... Quindi, scusami, quindi mi stai dicendo che Nervi è una zecca? Ma non è leccare la fama degli altri, è andare a trovare una persona che è tua parente. Se vuoi che ti restringo la zona, basta chiedere... Ma ormai me ne mancano poche, quindi non c'è bisogno. Ormai finisco da vera dura. Sì, ma se non era il figlio di De Niro non lo andavo mica a trovare. Io ci sarei andata comunque. Sono una zecca rossa. No, non era in quel senso che si intendeva zecca. Ma poi non è che se lo vai a trovare mica gli stai chiedendo di farti diventare... Ma infatti lo vai semplicemente a trovare, non è che lo fai per diventare famoso. Al massimo per conoscere qualcuno interessante. Aspetta, ma Grandmaster io l'avevo già esplorato. Nervi ci viene a trovare solo perché siamo famosi. Sì, sì, certo, siamo famosi come De Niro. Sì, sì, sì. È vero. Questo cos'è? Questo. Dai, per favore, non mi rompere il... Bowo. No, no, no. Allora, calma, qua ci siamo portati. Quindi direi andiamo su. L'unica zona che rimane è su. La nostra fama rifle. Sono anni che dico che dovrei andare in America, ma non c'è soldi. Poi dovrei andare a trovare gli altri 25 cugini, se no si offendono. Vabbè, non glielo dire che stai in America. Vif. Oh, finalmente trovato. Calma, curiamoci. Non c'è bisogno. Va bene così. Non apre la porta. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Non era questa la porta. Era un'altra porta. Scusatemi. Non è questo? Antico. Ma... Sono perplessa. Goodbye. Per curiosità, vediamo cosa c'è alla fine. Ah, continuo a non capire, ma va bene. Ce n'erano due, forse. Mamma mia, che musica cattiva. We are back con Collina Silente. Bentornato, Sotasto. Come stai? Sulla PSP faceva più paura. Non si vedeva una minchia. Allora, lo vedi che fare la merda se vado a trovare solo Sebastian? Se vieni in Italia, ok. Magari l'autografo mi faccio fare. Ma... vediamo cosa succede. Intanto salviamo. Ecco cosa succede. Forte. Harry? 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 Non è che salveresti? Da che lato vuoi che ti ci metto? Fammi... No. No, no, no. Belle queste inquadrature. A
Allora, cerco di metterlo più preciso possibile. Raga, non salva. Salva, Harry! Cazzo, salva! Non salva. Dovevo accendere la torcia? Veramente? Dovevo accendere la torcia? Perché non lo vedeva bene, quindi non poteva scrivere? Ok. Va bene, Harry. Ok. Come dici tu, Harry? C'è un orologio. Niente di speciale. L'orologio segna le 3. Annotiamocelo. Poi. Va bene. Sedi, antiquariato. Quello cos'è? Un bigliettino? Ci sono molte cose che non mi servono. Vabbè, tu comprare lo stesso. Capitalismo! Poi. C'è una traccia sul pavimento come se qualcuno avesse spostato l'armadio. Spingo l'armadio? Certo, certo, Harry. What's this? Un buco, Harry! Cos'è qua? Harry! Harry, ma questa è la poliziotta Sybil? Dell'inizio. Sybil? Oh, sono contenta che tu stia bene. Non avrei mai dovuto lasciarti. Le cose sono peggiori più di quanto non avessi mai pensato. Sto per impazzire. Cosa stavi facendo qui? Pensavo che avevi lasciato la città. Ti ho visto entrare qui, allora ti ho seguito. Non sono potuta uscire da questa città. Tutte le strade che portano fuori sono bloccate. Nessuna macchina vuole partire. I telefoni e le radio non vogliono funzionare. E mia figlia? L'hai vista? O forse sì, visto una bambina. Era Cheryl? Non so, ho intravisto una sagoma nella nebbia. Ma quando le sono andata dietro non c'era più. Non so se era tua figlia. Quindi l'hai lasciata andare via da sola? Dove l'hai vista? In Bachman Road. Lei stava camminando verso il lago. Bachman Road. Ascolta senza eccitarti. Lei non è esattamente scomparsa. Lei è andata in un posto dove non ci sono strade. Sono state cancellate dallo sprofondamento del terreno. Cosa? Quindi Cheryl... Cosa? È come se stesse camminando nel nulla. Ok. What about you? E tu? Hai capito qualcosa? Io no. Yeah, sì, a dire il vero, ho incontrato una strana donna. Her name's Dahlia. Si chiama Dahlia Gillespie. La conosci? Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie? No. No. Ma ha fatto il... Ah, Dahlia Gillespie! No, non la conosco. Lei mi ha detto qualcosa sulla città che sta per essere divorata dalle tenebre. Che razza di idiozie. Lei lo trolla. Hai un'idea di cosa significhi? Sulla città che sta per essere divorata dalle tenebre? Deve trattarsi di droga. Lo trolla fortissimo. Loro la vendono ai turisti. Non si conoscono ancora bene i canali di approvvigionamento, ma ci sono stati molti imprevisti. E non abbiamo potuto continuare con l'investigazione. Okay. Cosa c'entra la droga con la situazione in cui siamo? Infatti, non lo so neanch'io. Comunque questi personaggi si meritano tutti di morire. Ma se quella ti ha parlato di tenebre, cosa? A me non viene in mente che questo. A me vengono in mente molte altre cose comunque, Sybil. Cioè, what's this? E questo cos'è? Un buco! L'ho scoperto prima. Forse c'è qualcosa lì in fondo. Let's have a look. Andiamo a dare un'occhiata. Wait. Aspetta. Non sappiamo cosa può succedere. È meglio che vada io a controllare prima, perché tu sei una femminuccia. Io sono una poliziotta, sono io che devo andare prima. Diglielo. No, ci vado io, perché tu sei una femmina e io sono più forte di te e ti devo proteggere in quanto maschio protagonista di questo gioco. Va bene, fai attenzione. Se qualcosa va storto, torna subito indietro.
Scusa, sei una poliziotta, puntagli una pistola e digli stupido civile, levati dal cazzo, non puoi essere tu a passare per primo. Tu non sai nulla? Ecco, su un altro mondo? Hai per caso visto un incubo? Ma che domanda? Cosa stai parlando? Non lo so neanche io. Faccio di tutto per ricordare, ma la mia memoria svanisce in un attimo. Era tutto buio lì. Poi ho sentito una sirena in lontananza. E ho incontrato questa infermiera di nome Lisa. È come se fossi già stato lì. Ma non ne sono sicuro. Come Dess? Anche Dess era come se fosse già stato lì. Infatti si ricordava di Lisa anche se non esisteva. Non l'aveva mai vista. Non ho idea di cosa ti stia parlando, Harry. Ah, sì. No, ho detto di no, Harry. Non è niente, non farci caso. Never mind. Harry. You're tired. Tu sei you're drunk, go home. Maybe. Sì, forse. Ah, Dalia Gillespie, fai film con De Niro. Questi immigrati che vendono la droga, è tutta colpa loro se c'è la nebbia. Ma lei è una poliziotta addestrata, sa sparare? No. Harry è il nostro uomo protagonista, quindi è lui che deve andare avanti, non la poliziotta addestrata. Cosa c'è dunque qui? Un altare. What's this? Madonna. Harry che chiede what's this? È paragonabile a Mario che dice you can go there. Che sia questa l'altra chiesa? Anzi, I'm afraid you can go there. È paragonabile, lo stesso grado di fastidio mi dà. Sembra un altare. Cosa staranno celebrando? Satana, probabilmente. Una specie di polvere rimasta nel calice. Posso usare il liquido sconosciuto? E lo metto nel calice? Vediamo. Harry fa il contabile per Target, lascia andare la poliziotta. No, non si può usare qui. Il Flauros? No, non posso usare niente qui. Vediamo, guardiamoci. Ah, intanto lì c'è un'ascia. Una scure, la prendo? Un'ascia, questa è una scure, non un'ascia. Assolutamente sì. Poi. Oh, qui non posso interagire. Qui c'è una porta, però. La serratura è incastrata. La polvere, la droga! Sono le bestie di Satana! Chissà cosa c'è scritto lì. Che strano che non posso interagire col bigliettino. No, non mi fa interagire. Vabbè, torniamo dalla poliziotta. Vediamo che ci dice. Intanto equipaggio lascia. Vediamo com'è. Cioè, lascia la scura, voglio dire. Usa la scure, te la faccio vedere io se la serratura è incastrata. Qui cosa c'è scritto? Oh god! Accendi le candele. Con cosa le dovrei accendere le candele secondo te, Zenago? Con la forza del pensiero? Non ho niente per accendere le candele. Con la pistola? No, l'accendino serviva per un'altra cosa. L'ho già usato. Non ce l'ho. Ok. What the? Ok. Harry? Tutto a posto? Satanas. Harry? Ma vacci! Ma io boh, vabbè.
Harry! Harry! Dove sei, Harry? Harry è sparito. Siamo diventate lei? Where am I? Dove sono? Cos'è Harry. Questo? Harry. Lisa. Lisa. Then I'm in the hospital? Sono in ospedale. You were having a bad dream. Stavi facendo un brutto sogno. Was I? Ah sì? Hey, you hai il viso pallido. Sei sicura di stare bene? I'm fine. Tutto a posto. Nothing you need to non devi preoccuparti about. Per me. Well, if you're se sure. Lo dici tu. Lisa. Lisa. Do you know non conosci una donna Dahlia che si chiama Dahlia Gillespie? Oh, yeah, that ma certo, è la vecchia Gillespie, la pazza! She's kind of famous, lei è una celebrità da queste parti. Non si mostra mai in pubblico, quindi non la conosco nei particolari. Ho sentito che ha perso un bambino in un incendio e per questo sembra sia impazzita. Well, è stata lei che ha detto che la città sta per essere divorata dalle tenebre. Hai idea di cosa stia parlando? La città divorata dalle tenebre. Sì, penso di sì. Prima che questa città diventasse una località di villeggiatura, gli abitanti avevano sempre desiderato che rimanesse un posto tranquillo. Tra di loro c'erano molti che seguivano una strana religione. Una setta occulta, di magia nera o cose del genere. Un giorno, i giovani cominciarono a scomparire improvvisamente e la gente disse che erano stati convocati. Boh, una volta succedevano spesso di questi fatti nei dintorni. Non so da chi erano stati convocati. Prima di diventare località di villeggiatura, non c'era nulla qui. Molti erano come impazziti. Quando cominciarono ad arrivare i nuovi abitanti, nessuno ha parlato più di quelle cose. Ma che diete strate dopo Gigio? Una setta. L'ultima volta che ne ho sentito parlare è stato parecchi anni fa, quando molte delle persone coinvolte nel progetto di sviluppo della città cominciarono a morire in incendi misteriosi. La gente ha detto che si trattava di una maledizione, ecco forse perché la nebbia. Tu non c'entri niente con questa storia, perdonami. Che in realtà magari non... ecco perché secondo me la nebbia. Che in realtà non è nebbia, ma è fumo degli incendi. Ed ecco perché la cenere. In giro. Potrebbe avere senso. Che sia anche questo un sogno. Did I pass out again? Sono ancora svenuto? Un po' come Harry Potter nei film, però. Solo nei... spero di sbagliarmi. Ma non vorrei che tutta questa storia fosse frutto della mia immaginazione. Magari ho fatto un incidente in macchina e sono svenuto nel letto di un ospedale. Non riesco più a capire quale sia la realtà. Sibyl ha detto che Cheryl camminava verso il lago, ma la strada per il lago è bloccata. Che non ci siano altre vie. Forse Lisa lo sa. Dove siamo, intanto? Sempre lì, dove eravamo prima. Qua c'è il simbolo di Samuele. Qui salviamo. Tutto storto, mi viene il mal di mare. Dimmi. Niente, il tuo simbolo è qui. Vediamo. Anche qua! Mi sono spaventato. No, sono troppo veloci questi. Allora, verso il lago. Dobbiamo andare verso il lago. Quindi intanto facciamo tutto dritto e poi a destra su Sagan Street. Vediamo. Oh no, lo sento vicino. Oh oh. Non è stata una buona idea. Non è stata... ma quanti sono?
Ok. E pistola, per favore. Qui sì che diventa difficile. Ok, un'altra strada. Un'altra strada. No, non può essere questa. Non spara a nessuno lui. Poi tutti fanno festa, banchettano sul mio corpo. Voi mi vedete? Qui è verde. Mi vedete sempre? Sì, loro mi vedono. Madonna santa, è pieno, è stracolmo. È bloccato anche qui. Allora, calma un attimo. Ok, la strada da trovare è qui. Cioè, intanto devo trovare un modo per uscire da questo pezzetto di strada. Prima di tutto. Quindi cerchiamo di capire. Dovrei cercare di far fuori questi bastardi, però. A chi stiamo sparando, Harry? Boh, non... Io... Oh, cazzo, sono quasi morta. Comunque non devi andare molto distante, va bene. Almeno che... A meno che non c'è di lei. Allora, facciamo un po' un giro per capire quale potrebbe essere... Harry. La strada. Non ci mettiamo all'angolo. No, calma. No, ora si è ripreso tutto. Va bene. E sparagli però. Visto che sei all'angolo, usa l'arma militare. Oh. Il problema è che non col tempismo è difficile usare l'arma melee coi cani. Intanto aspetta, ma io posso darti dei calci se posso... No, esatto, ancora vivi. Che non li voglio di nuovo addosso. Ok. Allora, allontaniamoci un pochino. Dai, spara! Madonna. Oh. Ok. Quindi, ci siamo liberati degli Skifidol. Cerchiamo un po' di capire dove dobbiamo andare. Quindi un'altra via. Qui mi sembra non ci sia niente. Sono curata nel frattempo, bene. Iniziamo... Prima analizzando a sinistra. Ora provo ogni pertugio. Una sala cinesca. Oh no,
altri nemici? Pensavo di averli sterminati tutti. Aha, provato, ok. Entra veloce! Questo è un altro gioco. Silent Hill Town Center. Qui ovviamente non ho la mappa. Cioè, vabbè, sì, ho la mappa della città, ma non ho la mappa del posto. Noi dobbiamo però uscire. Da che lato? Proviamo ad andare dritto. Vediamo che succede. Tipo le sale e le scale. Cazzo. Ok, il simbolo di Samuele, il simbolo di nervi. Oh cazzo. Papà, dove sei? Cheryl. Un'immagine proiettata sullo schermo. Sai dove sei? Ok. Va bene. Continuiamo a provare a cercare lei. Dove? Dove e cosa? Dov'è e che cos'è? Dov'è? Che... No, Dio santo, ma cos'è? Ah, sono degli schifi. Dei disgustosi schifi. No, Harry. Fregata! Uno schifo gigante! C'è un fucile lì sotto. Prendilo! Sì. Oddio. Allora, calma. Adesso sei nella tana degli schifi. Ah, Dune. O Dune. Fucile da caccia. Ma io ne ho pallottole per il fucile da caccia. Ne ho, ce ne sono 6. Ok, ottimo. Un colpo. No, però non sparare in aria! No, non ho più colpi. Resta sulla grata. Allora, intanto direi equipaggiamo l'altro fucile. Ah, no, non ho proprio... Ah, no, aspetta. Solo 5 colpi. Però scusami.
scusatemi. Lo posso ricaricare? No, perché questi sono solo per la... Non... No, ho cambiato arma. Calma però, perché mi sta avvelenando. Pronto soccorso? 118! Non mi sembra che lo stia colpendo molto. Ah oh no, aspetta, si l'ha colpito. Ci sono colpiti. Però spara in aria. Cioè, come devo fare? Allora, siamo calmi un secondo. Intanto autoload on. Autoload, non so cos'è l'autoload. Cosa si intende per autoload? Però non è questo che mi interessa. Ora metto la mira. Finora comunque ho giocato con l'auto aiming, con la mira automatica off. Ora però la attivo perché non lo colpisce. Ma una volta l'abbiamo provata, ma non cambiava niente se non ricordo male. No, no, cambia. Guarda, ora lo colpisce. È morto? Cazzo, non ho più colpi. Oggi Twitch è buggato, non ho preso mezzo punto canale. Ma che cazzo succede a Twitch? Ma non capisco. Proviamo col martellone. No, no, devo avere comunque un'arma da fuoco. Ah, gli SEO sono tornati in compenso. Il vigliacco. Vediamo. Oh. Anche il tempo di arrivare. C'è della sabbia, devo seguirla. Ma però non... calma, dove si va? Pigliatelo! Ok, vabbè. Chi è che ha messo la musica? Perfetto, stiamo andando verso il lago adesso. Che schifo è! Un cane schifoso disgustoso! Veloce del web. Che stasera ho fame. Lo sai, Dest? No, no, no. Gli schifi d'alpa. No, no. Gli altri giorni non ho mai avuto fame. Di
ti ha tagliato un po' l'audio. Non ho capito la fase. Ah, ok. Ho detto, lo sai, Des, che ho fame stasera. Gli scorsi giorni non ho avuto fame di sera. Invece stasera mi sta venendo fame. Vuoi un tè così di pasta? Va bene. Sì, sì. Ho un toast, no, purtroppo un toast non può. Sto digiunando. Però una bella pizza. Come me la mangerei una bella pizza? Aia. Filo spinato. Non ti chiudere. Ci sarà una strada di lato. Da questo lato, da qualche parte che mi porta al fiume. Per forza, guardiamo bene. Un altro buco, una porta, un buco da cui poter passare, una porta, qualcosa. I bastardi mi danno un po'. E puoi girare. Non so tutto dove siamo. Grazie gioco per il consiglio. Da dove che riprendiamo? Sarà cruciale questa informazione per sapere se staccherò la live adesso oppure no. Ok, va bene. Ti sei salvato, gioco. Ho avuto veramente paura. Ah, meno male, Len. No, no, non lo voglio fare. Voglio... cioè, se posso, vorrei giocare normalmente. Però, ma se mi fermassi, sono un po' stanca. Dico, alla fine abbiamo fatto 3 ore. Tu che dici, Test? Che ne pensi? Come vuoi tu? Ti ho chiesto un consiglio. Vabbè, stacco. Merutona. No, no, non credo, non credo. Dai, ricominciamo da qui la prossima volta. Tanto adesso sarà serie principale, quindi... sarà serie principale, quindi lo porterò... Lo giocherò 2 volte a settimana finché non finiamo. Quindi dai, si fa. Probabilmente presto si finisce giocandoci più spesso. Allora, fatemi dare al volissimo un'occhiatina. Al volo volissimo proprio. Tu hai idee adesso? Ah no, io ho un'idea. Ho un'idea. Faccio io. Sono dato in tempo per fine live? Sì.
Allora, grazie mille per la compagnia. Vi ricordo che noi ci rivediamo sabato alle 11 per la live di cucina IRL insieme a Nervi. E poi vi facciamo sapere poi il programma della prossima settimana e il nuovo gioco che adesso inizia la prossima settimana. Grazie a tutti, grazie per il supporto, grazie per la compagnia, grazie a tutto, vi voglio bene, ci vediamo la prossima volta, buona serata, ciao Lenz, ciao Goodbitto, ciao Bobby. No, va bene Bob, non ti preoccupare, se riesci, se no non ti preoccupare assolutamente. Ciao, ciao!